Buonasera a tutti, grazie di essere qua con noi. Oggi presentiamo ufficialmente la candidatura del dottor Valenza. Per chi non mi conoscesse, io sono Salvatore Ginexi, sono il responsabile giovane DC della provincia di Caltanissetta e sono veramente orgoglioso di presentare insieme alla presenza del commissario regionale la candidatura di Geno. Non vi rubo molto tempo perché non è la mia di serata. Ovviamente tutti conosciamo Gero prima di tutto è un medico che ha la passione per la politica ed è un medico che ha avuto modo di esercitare a livello locale quelle che sono le massime cariche istituzionali. È stato consigliere comunale, sindaco di Mussomeli, presidente del consiglio e per finire anche la candidatura come consigliere provinciale di cui è stato eletto. Gero, prima di tutto, come ho detto, è un medico prima che un politico, è anche il mio di medico ed è una persona disponibile, squisita e che tutti qua i presenti conoscono. Gero non è mai stato un propagandista, però visto che oggi viviamo nell'epoca delle propagande, mi viene da dire due cose. La prima è che se oggi i nostri bambini giocano nella villa a pochi passi da qui, è grazie all'indennità che Gero, da Presidente del Consiglio, senza propagandare, ha dato al servizio di Mussomeli qui per tutta la comunità. Ma Gero non ha mai propagandato perché è una persona umile e sa il suo fatto. Oltre a questo, la famosissima Piazza San Giovanni è stata ricavata dall'intera indennità che Gero Valenza ha versato ed ha contribuito per la sua realizzazione. Come ho detto, non è la mia serata, quindi io non vi rubo molto tempo. Da giovane vi dico solo una cosa, una persona che è più importante di me e anche più importante di questi che siamo su questo palco, me ne voglia il commissario, ma che si chiama Dante Alighieri, nel terzo canto della Divina Commedia diceva: colui che per viltade fece il gran rifiuto. Parlava di Celestino V nella spiaggia degli ignavi e noi non vogliamo essere ignavi, noi abbiamo preso una posizione, abbiamo il coraggio e la faccia di metterci, che la nostra posizione si chiama Democrazia Cristiana Nuova, e abbiamo avuto il coraggio di proporre di nuovo il simbolo nella scheda elettorale. Poi magari si potrà sbagliare, ma di sicuro non verremo più etichettati come ignavi, ma avremo un nostro girone, come diceva Dante. Per il resto, adesso passo la parola io al nostro commissario regionale, perché come vedete alla mia di sinistra c'è Giuseppina Mistretta, la figlia del compianto Totò Mistretta, a cui adesso vi spiega tutto Totò. Dando grazie, prima parliamo di Giuseppina. Giuseppina è la nostra segretaria di sezione della Democrazia Cristiana di Mistretta, quindi l'abbiamo appena nominata e ho il piacere di annunciarla stasera qui a Mussomeli, ricordando che questo incarico, prima di lei e meglio di lei, sicuramente l'aveva fatto suo padre, che era il mitico segretario di sezione della Democrazia Cristiana di Mistretta. Quindi auguri a Giuseppina e speriamo che sappia rinverdire gli antichi fasti della Democrazia Cristiana nel tuo paese, ricordando tuo padre. Buonasera a tutti. Grazie a Totò per le belle parole che ha speso nei miei confronti e nei confronti del mio grande papà. Allora, intanto vi vedo un po' sparsi, no? Guardate che non vi mordiamo, quindi vi potete anche avvicinare. Era una battuta per rompere un po' il ghiaccio.
Allora, io stasera sono felice di essere a Mussomelli, sono felicissima che la mia nomina, la mia presentazione ufficiale come commissario della DC di Acquaviva venga a Mussomelli per tante ragioni. Perché io a questa città, a voi sono legata per diversi motivi. Tanti di voi mi conoscono, ho tanti amici, qui ho studiato, ho fatto il liceo classico, ho trascorso gran parte della mia adolescenza e qui ha lavorato per più di 30 anni il mio grande papà. E poi in questa piazza, Piazza Roma, che è una piazza memorabile, perché da qui mi risulta che siano passati alcuni dei più grandi uomini politici che hanno fatto la storia della DC siciliana, Laimo, Coco, Alessi, per citarne alcuni, Augello, o per citare un uomo politico di primo piano che sicuramente non faceva parte della DC ma che ha ricoperto uno dei ruoli più importanti della Repubblica Italiana e che era Craxi. Quindi per me è ancora di più un onore. Allora il mio intervento sarà brevissimo perché non voglio togliere spazio né a Gero né a Totò. E può essere sintetizzato dando risposta ad una domanda: perché ho accettato l'invito di Totò Cuffaro a entrare a far parte della nuova DC? Beh, le motivazioni sono sostanzialmente due. La prima riguarda il fatto che mi è stata data la possibilità di intraprendere un nuovo percorso, un nuovo viaggio, una nuova avventura, un nuovo percorso politico all'interno di un partito in cui io mi rispecchio e mi riconosco. Perché da sempre la DC storicamente, tradizionalmente, è l'unico partito in Italia che si rifà, che è strettamente, ha un'ideologia strettamente legata all'etica, ai valori quali la difesa, la centralità della persona umana, la difesa dell'individuo di qualsiasi genere umano, la difesa della libertà, del dialogo, della solidarietà, l'attenzione verso i più fragili e verso gli anziani e, cosa a cui tengo tantissimo, il rispetto e la difesa della vita, che è un dono, comunque in qualsiasi condizione si viva. Quindi per me è stata una scelta obbligata, perché è un'etica che si rifà ai principi fondamentali della dottrina sociale cristiana e tanti di voi che mi conoscono e mi hanno frequentato in un ambiente e in situazioni sicuramente totalmente diverse da questa, sanno che sono una persona, una fervente cattolica praticante. Il secondo motivo è molto semplice. Questa possibilità, questa offerta di Totò mi ha dato la possibilità di intraprendere i miei primi passi in questo viaggio in un partito in cui ha militato per tutta la sua vita fino alla fine un grande e lungimirante uomo politico democristiano, il sindaco per antonomasia del Vallone e della provincia di Caltanissetta, che è stato mio padre, Totò Mistretta, e a lui grazie. Lui è stato un grande, io ho avuto la fortuna di averlo accanto, per me è stato un grande esempio di integrità morale, prima ancora con modello di riferimento politico. È stato lui il primo a cui io mi ispiro, qualsiasi obiettivo io mi ponga nella vita, il mio punto di riferimento. E mi ha dato una grande lezione di vita, che è quella che io voglio portare stasera a voi, la lezione della coerenza. Mio padre mi diceva sempre che se si vuole essere credibili, se si vuole essere affidabili agli occhi delle persone, dei cittadini, del popolo a cui si chiede di sostenerti, allora devi essere coerente, devi essere vera. E l'unico modo per essere veri nella vita è quello di fare in modo che i principi, i valori, le idee, i concetti, le opinioni, che ciò in cui credi si rispecchino poi nei fatti e nelle azioni. E se a un certo punto della tua vita ti vengono riconosciute delle qualità, delle doti, dei talenti che tu metti a disposizione degli altri anche nel tuo piccolo, nel sociale della tua comunità, e riesci ad ottenere, ad impegnarti concretamente, ad ottenere anche dei piccoli successi fruttuosi, e allora a un certo punto devi avere anche il coraggio di mettere quei talenti, quelle doti e quelle qualità al servizio degli altri, facendo un passo avanti e portandoti in una dimensione più ampia. Ed è quello che io sto facendo questa sera per onorare il suo nome. E quello che sto facendo stasera è, lui mi insegnava, devi agire, esporti in prima persona e metterci la faccia. Ed è quello che io sto facendo stasera. Bravo. Io
ringrazio Totò perché per la stima, la fiducia che ha dimostrato non solo nei miei confronti, ma nei confronti di tantissime donne. Perché la nuova DC è un partito che si presenta oggi, lui ha voluto tante donne al suo fianco, un partito che si presenta con una forte connotazione femminile. Si è reso conto che le donne siamo multitasking, è un termine che si usa molto attuale, no? Ai nostri giorni, perché ci siamo insegnanti, funzionari, lavoratrici, però siamo anche mamme e mogli e riusciamo a svolgere questi compiti con grande maestria, con grande abilità e con grande successo, forse perché dimostriamo di avere una capacità organizzativa e direzionale, senza offesa, un po' migliore degli uomini. Confermo. E concludo dicendovi questo: io ho parlato di ideologia, un termine che può sembrare obsoleto, astratto, soprattutto oggi in un'epoca in cui prevale il consumismo, perché oggi si vive in un'epoca in cui tutto si può comprare e si può vendere. Beh, l'ideologia non si può né comprare né vendere, perché l'ideologia è l'insieme di quei valori, di quei principi, di quelle opinioni, di quelle credenze, di quella fede che contraddistinguono un gruppo sociale e che lo identificano. Quindi è di per sé un progetto, un programma politico. Quindi i punti sono due: o siete persone con i piedi saldamente ancorate a terra e cercate di perseguire degli obiettivi che nella vita e nel pubblico rispecchino quei principi in cui credete e nei valori in cui credete, oppure siete come canne a vento che si lasciano trascinare dalle mode del momento e seguono la direzione del vento. Perché vedete, è facile salire su un palco e presentarsi alla gente, accattivare la gente, guadagnarsi il facile consenso della gente facendo populismo di basso livello e presentandosi come il paladino del mondo, il salvatore della patria, e distruggendo, gettando fango sugli altri e distruggendo ciò che altri hanno fatto prima di te, nel bene o nel male. È molto più difficile, cari amici, presentarsi su un palco con grande umiltà, riconoscendo i propri errori, cercando di ricostruire partendo da un passato e prendendo insegnamento da quel passato, e ricostruire dal basso mattone dopo mattone. E quando quindi, per questo che quando Totò mi ha detto che il candidato nel nostro collegio sarebbe stato Gero, io sono stata felicissima, perché Gero lo conosco da una vita, dalla mia adolescenza, perché è stato un grandissimo amico di papà, frequentava la mia casa e per me rappresenta e rispecchia i valori morali in cui credo. È un uomo che ha una grande capacità di solidarietà, di mettersi al servizio degli altri, di impegnarsi concretamente. Io sono sicura che tanti di voi, tantissimi di voi, lo avranno chiamato in un afoso pomeriggio d'estate di domenica di agosto, e lui, per un problema qualsiasi che avete avuto, e lui, se non vi ha risposto, vi ha sicuramente richiamato, e questo dice tanto. Per finire, è chiaro che per far sì che questi valori, questi principi, queste ideologie si trasformino in qualcosa di concreto, abbiamo bisogno di tutti noi, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno dei vostri voti, del vostro sostegno, abbiamo bisogno che domenica 25 settembre vi rechiate alle urne, vi rechiate ai seggi e vi riappropriate del vostro diritto di votare e di scegliere. Perché in questi giorni ho sentito tante persone sfiduciate che non vogliono andare più a votare, voti di protesta, se vado, se non resto a casa. Ebbene, ricordate, la DC è tornata, quindi potete benissimo andare alle urne e votare con convinzione, con decisione, un partito in cui vi riconoscete, perché rispecchia i vostri valori e i vostri principi. Quindi il 25 settembre andate in quelle urne e sbarrate con convinzione e con determinazione il simbolo della DC, croci in capocruci come ci hanno insegnato i nostri nonni e i nostri papà, ed esprimete la vostra preferenza votando Gero Valenza alle prossime elezioni regionali. Grazie. Buonasera, possiamo anche andare via dopo questo discorso di Giuseppina, penso che ci resta poco da dire. Non la facevo così aggressiva, ho avuto il privilegio di conoscere papà, era un politico di alto rango, ho avuto il privilegio di conoscerlo nella politica in quanto è stato il nostro riferimento
io ero alle prime apparizioni in politica e per me lui è stato un riferimento, è stata la nostra chioccia. E ho avuto anche il privilegio di conoscerlo, come diceva Giuseppina, nella vita privata. Ho avuto il privilegio di conoscerlo pure nella vita privata. È un ricordo affettuoso di una persona garbata, dolce, decisa, ma molto, molto affettuosa. E se Giuseppina oggi si è messa in testa di farci emozionare, c'è riuscita, perché Totò è uno dei ricordi più belli che ho di quel periodo. Io stasera vi ho invitato, e grazie per aver raccolto il mio invito. Questo non è un comizio, qui non c'è niente da documentare, da rendicontare. Era per confrontarmi con voi, perché questa è una campagna elettorale molto breve e intensa, e purtroppo si devono girare 21 paesi e mi sono accorto che stavo penalizzando i miei amici di Mussomeli. Ho parlato poco con i miei amici di Mussomeli, spero di recuperare questa settimana, però un incontro così in piazza, come si vuol fare nelle grandi occasioni, l'ho voluto fare, anche perché credo che bisogna chiarire qualche aspetto, perché, come si dice, il paese è piccolo e la gente mormora, quindi credo che bisogna fare anche un pochettino di chiarezza. La chiarezza qual è? Voi che mi conoscete, che seguite la politica, sicuramente sapete che io da qualche anno ho militato nel movimento Diventerà Bellissima del presidente Musumeci, e devo dire che ero anche uno degli attivisti più attivi e anche più considerato. Quando l'anno scorso, più di un anno fa, si vociferava che ci doveva essere una fusione tra il movimento del presidente Musumeci e il partito della Meloni, io col consigliere Mangino, che facevamo gruppo in consiglio comunale, che abbiamo fatto gruppo in consiglio comunale, siamo andati a Catania dai vertici di Diventerà Bellissima e siamo andati a dire che non proseguivamo questo percorso politico, perché ritenevamo la Meloni troppo a destra, troppo estremista per quelli che erano i nostri intendimenti politici, e nello stesso tempo non accettavamo il metodo di questa fusione, un metodo così a freddo, senza una condivisione, senza un coinvolgimento, senza un confronto. E quindi ci siamo defilati in maniera molto serena da questo movimento, restando amici come sempre. Anzi, io ho ricevuto giorni fa un messaggio dell'assessore Razza che mi augurava un in bocca al lupo per questa competizione elettorale. Quindi, voglio dire, abbiamo, come si dice a Mussomeli, lasciato chiauro. Nel frattempo ho avuto delle interlocuzioni con il mio amico di sempre Totò Cuffaro. Con Totò Cuffaro non ci siamo mai persi di vista, abbiamo condiviso 49 anni della nostra vita. Totò, è passato il tempo. Ci siamo conosciuti ragazzini in collegio, giocavamo sempre a pallone insieme, abbiamo proseguito la nostra condivisione. Se lo dici tu, mi fido. Abbiamo condiviso anche un periodo universitario e abbiamo condiviso anche il periodo politico. Io, quando ero sindaco, Totò Cuffaro era presidente della regione e devo dire che grazie a lui, al suo governo e ai suoi assessori, Mussomeli in quel periodo ha avuto grandi opportunità, le ha sfruttate e le cose ci sono state, i finanziamenti ci sono stati, non c'era Facebook, non c'erano i social, quindi queste cose sono rimaste, però ci sono e sono tangibili. E quindi quando è di questo periodo, io devo solo ringraziare Totò Cuffaro per la disponibilità che allora aveva nei confronti del comune di Mussomeli, ma devo dire tutti i comuni della Sicilia. E a questo proposito io voglio ringraziare pubblicamente, e lo faccio, Totò, lo faccio col cuore per la prima volta in pubblico, voglio ringraziare Totò Cuffaro di un atto che non era un atto politico, c'è stato l'atto politico, ma era più un atto che io considero fraterno, di un amico fraterno. Se vi ricordate nel 2005, quando ci fu la frana a Valle, che divise in due il nostro territorio, praticamente non si poteva andare più a Caltanissetta, non si poteva andare nei paesi del Vallone,
Io chiamai allarmato subito Totò, ho detto: Totò, è successa una cosa grave, c'è stata una frana di dimensioni enormi, c'è una popolazione in ginocchio. Totò la sera si precipitò a Mussomeli e dichiarò lo stato di calamità naturale, donando a Mussomeli 5 milioni di euro che sono serviti a fare la Cordovese Valle, che ormai è diventata una strada ormai principale, che ci permise subito in tempi brevi di raggiungere e di venire e di essere raggiunti dai paesi, dai comuni del Vallone, ripristinando un'economia, perché in quel periodo l'economia di Mussomeli era in ginocchio. La cosa bella che mi piace sottolineare di quell'atto politico e di amicizia è che Totò Cuffaro poteva benissimo delegare un'altra persona per venire a Mussomeli, ma è venuto lui con una gamba ingessata. Questo lo ricorderò sempre. E ricordo le sue parole, perché facemmo un consiglio comunale d'amblè. E disse: sono venuto al capezzale di un paese amico amministrato da un mio fraterno amico. Per me quelle sono state parole che valevano più di un atto politico, e di questo te ne voglio dare grande merito. Quindi, quando durante queste interlocuzioni Totò mi disse che avrebbe avuto il piacere che io fossi uno dei candidati della sua lista della Democrazia Cristiana per la provincia di Caltanissetta, mi ha fatto sentire importante per le parole che mi ha detto. E io, senza pensarci più di tanto, ho detto: Totò, se il tuo volere è quello, la cosa non è che mi dispiace più di tanto, quindi io accetto. E ho accettato perché ritornavo a casa, nel senso che io penso che tanti di voi qua in mezzo, se non personalmente, magari perché lo sono stati i vostri genitori, tutti abbiamo avuto un retaggio culturale democratico, tutti abbiamo fatto parte della Democrazia Cristiana. Io il primo voto che ho dato nella mia vita l'ho dato nel 1978 proprio alla Democrazia Cristiana, perché c'era mio zio che si candidava al Consiglio Comunale, e quindi quello è stato il mio primo voto. Mio padre è stato un militante della Democrazia Cristiana, quindi voglio dire, ritornavo in quel partito che si avvicinava ai miei intendimenti politici, il partito della famiglia, il partito vicino alla dottrina sociale della Chiesa, il partito dell'accoglienza, il partito degli slanci umanitari, un partito che sin dalla sua comparsa con Don Sturzo, ricordiamo che il partito... la Democrazia Cristiana è il partito che ha rifondato l'Italia dopo il dopoguerra, con De Gasperi e tutti quelli che si sono avvicendati. E poi è chiaro che quando questo partito viene, il commissario di questo partito è Totò Cuffaro, per me non ci sono stati più fraintendimenti, nel senso che ho accettato subito di buon grado. E a questo proposito voglio dare atto a Totò Cuffaro, che ha fatto una cosa secondo me grandiosa, cioè lui decide di rifondare la Democrazia Cristiana, riannoda i fili della storia e ripresenta questo partito mettendolo nella scheda elettorale. Come diceva Giuseppina, voi troverete nella scheda elettorale il partito della Democrazia Cristiana. Oggi le persone vanno a votare e votano la persona, votano gli interessi, votano, non voglio dire cose diciamo molto più gravi, comunque si vota e la gente poi non va più a votare perché non ha chi votare, nel senso che se non ha l'amico, se non ha interessi, la gente non va a votare. Oggi, grazie a Totò Cuffaro, nella scheda troverete un partito che ha una sua ideologia, non è un partito come tanti ne nascono negli ultimi tempi e poi lasciano il tempo che trovano perché muoiono nell'arco di poco tempo. La Democrazia Cristiana è durata 50 anni, non c'è più da 30 anni, insieme a tutti i partiti che avevano una loro ideologia, il Partito Comunista, il Movimento Sociale, il Partito Socialista. Totò, non so che cosa l'ha spinto, ma io lo so, ma sarà magari lui poi a dirlo, ha riproposto la Democrazia Cristiana. E credetemi, dovunque andiamo,
c'è un bagno di folla perché la gente si sta scatenando, perché sta vedendo proprio riproporsi quegli intendimenti politici che l'hanno fatto da padrone per 50 anni. E Totò ha il merito di avere proposto tutto questo, quindi questo è un merito che credo Totò, poco fa a Caltanissetta l'ha detto, questo è un mio vanto, perché solo un pazzo serio, un folle sano poteva fare una cosa del genere mettendoci la faccia, cominciando da zero. E poi io, Totò mi diceva sempre che non ci siamo mai incontrati politicamente, e io potevo benissimo farlo quando Totò era all'apice del successo, ma ero coerente con quello che facevo in quel momento. Oggi che Totò comincia da zero, io voglio essere al suo fianco, perché voglio cominciare da zero con lui. Perché gli amici si vedono nel momento del bisogno, Totò, e quindi in questo momento io voglio essere al tuo fianco in questo percorso politico, perché tu mi sei amico, tu mi sei fratello, e quindi io non posso, non potevo non accettare quella tua proposta, e lo faccio con tutto il cuore. Qualcuno, una cosa voglio dire di Totò Cuffaro. Totò Cuffaro, sapete tutti la vicenda che l'ha colpito. Totò Cuffaro è l'unico politico in Italia, poi mi direte se ce n'è un altro, e se ce n'è un altro posiamo il microfono e ce ne andiamo. Totò Cuffaro dice: io ho sbagliato, io ho pagato, e ci dice a noi, che siamo quelli che dovremmo sorreggere questo suo progetto politico, voi non dovete fare come me, io ho sbagliato, l'ha detto anche poco fa Caltanissetta. No, voi come si sta comportando? Come un padre di famiglia, quando il padre di famiglia vede i figli e gli dice: guardate, io ho sbagliato, voi vi dovete comportare così. Totò ci dice questo: io ho sbagliato, ho fatto una politica di clientelismo, di prebende, di queste prebende non è rimasto niente, ho sbagliato tutto, dobbiamo rivoltare la politica, dovete camminare con nuove gambe. Chi è? Scusatemi, una domanda, la faccio a me stesso, la faccio a voce alta. C'è un politico in Italia che non ha mai sbagliato? C'è un politico che, pur avendo sbagliato, ha detto: ho sbagliato? Uno solo, Totò Cuffaro. E io di questo gliene rendo atto. E se prima stimavo questa persona, ora la mia stima nei suoi confronti non ha, è immensa, perché ha avuto il coraggio e ha il coraggio di dirlo tutte le volte che lui prende un microfono e si relaziona con gli altri. Questa è la grandezza dell'uomo, e questa è la grandezza che sta lavorando per noi, ci fa capire quale deve essere la politica che dobbiamo seguire. A questo punto qualcuno potrà dire: sì, ma tu ti stai candidando, che cosa vuoi fare? Io dico che quando uno milita in un partito, sposa quel progetto politico-amministrativo. Il progetto politico-amministrativo della Democrazia Cristiana è quello di mettere il cittadino al centro, è quello di rendere migliore la vita dei cittadini e la vita di un territorio. Bene, il progetto politico è quello di creare una nuova storia, storia perché la Democrazia Cristiana è ancorata sempre all'etica della famiglia, ai valori di cui parlavo prima. Nuova perché vogliamo che la Sicilia diventi una regione europea, che non sia la Cenerentola di tutte le regioni d'Italia. E girando in lungo e largo questa provincia ho ritoccato con mano le criticità, le problematiche di questa provincia, e credetemi, sono tantissime, elencarli faremmo notte, però da un dato dobbiamo partire. Quali sono le problematiche che la fanno da padrone in senso negativo nei confronti del nostro territorio? Io ne individuo due, e penso sono quelle che possiamo individuare tutto: le infrastrutture e la sanità. Per infrastrutture io intendo la viabilità. È vero che noi abbiamo intercettato un finanziamento di circa 18 milioni di euro per l'SP38, per la strada Mussomelio-Caltanissetta, grazie al patto Renzi,
Ma questa è una goccia nel deserto. Viaggiando per questi paesi, nelle strade Villalba Santa Caterina, Marianopoli Resuttano, Mussomele Villalba, credetemi, non sono strade da terzo mondo, sono strade di un mondo che non deve esistere nel 2022. Ecco, il problema qual è? Il problema è che dobbiamo potenziare migliorare questa viabilità. E Totò, la colpa non è della regione, le strade sono provinciali, è un atto che dobbiamo fare nel momento in cui noi saremo al governo, è quello di ripristinare le province, perché le province, l'abolizione delle province fatta in uno studio televisivo nel salotto di Giletti, per mano allora del presidente della regione di allora, è stato devastante, perché si potevano togliere le province ma si dovevano dare delle alternative, perché le strade provinciali, la manutenzione delle scuole, superiori, chi li fa? Stato che la provincia non c'è, e le criticità sono appunto queste, perché manca l'ente intermedio tra l'ente locale e la regione, e queste sono le province. E questo, Totò, te lo dico perché è un atto che dobbiamo perorare, perché dobbiamo ripristinare le province per migliorare appunto la viabilità in questo modo. E poi voglio parlare un po' della sanità. Quando parlo della sanità mi viene da ridere o da piangere, non l'ho capito ancora cosa conviene fare, perché se fosse vivo Pirandello scriverebbe una delle sue migliori opere. Io intanto conosco la situazione dell'ospedale di Mussomele, ovviamente, perché la vivo giornalmente, conosco discretamente quello di San Cataldo e di Caltanissetta, non conoscevo quella di Gela, ci sono stato due volte, ho parlato con i sanitari, e diciamo che a parte San Cataldo e Caltanissetta che vivacchiano alla meno peggio, i problemi sono per gli ospedali di periferia, Mussomele e Gela. Mussomele, lo sappiamo tutti, da 5-6 anni a questa parte è l'ospedale pronto a chiudere, ha chiuso il punto nascite, sì, quello è stato, diciamo, un atto d'imperio da parte del ministro Lorenzin, perché c'erano dei punti nascita che non rispecchiavano gli standard europei. Abbiamo lottato con tutto quello che c'era da lottare, però non ci siamo riusciti, ma ce ne siamo fatti una ragione. Ha chiuso la pediatria, chiude la pediatria, la pediatria viene riammessa nell'albo, diciamo, della regione, però non apre perché mancano i medici. I medici non mancano, i pediatri ci sono, è che non si fanno i concorsi. Da una vita che non si fanno concorsi, non si possono fare i concorsi, facciamo i contratti ai pediatri, ma non, i pediatri non vengono perché non possono accettare un contratto di 6 mesi, sì, vero, però poi lo possiamo prorogare, ma è sempre un punto interrogativo. Le persone se ne vanno all'estero, se ne vanno nel nord Italia, dove il lavoro si trova meglio, e succede quello che diciamo sempre, che la Sicilia forma i medici e poi i medici vanno a produrre nel nord, e c'è non solo una produzione al nord del lavoro dei medici, ma c'è un depauperamento di tutti i comuni, perché se ne vanno tutti a lavorare al nord Italia. Sta chiudendo la chirurgia, e qui io 2 anni fa qualcuno diceva che c'erano 2 chirurghi pronti a subentrare, era una questione di giorni. Io vedo solo il dottore Sorce che lavora in chirurgia, che purtroppo per una disposizione aziendale fa solo ambulatorio, e noi per un'ernia, per un appendice, l'altro giorno un mio paziente per un epitelioma del labbro è andato a operarsi a Canicattì, con tutti i disagi che possono portare tutte queste operazioni fuori da Mussomele, quando abbiamo un ospedale che era il fiore all'occhiello di tutto il territorio, e oggi purtroppo viviamo questa difficoltà. È da 1 anno e mezzo che si parla di medici argentini. Qua veramente ci vuole Pirandello, e vi spiego perché ci vuole Pirandello. Io non entro in merito sul fatto se i medici argentini possono venire o non possono venire, se hanno i requisiti o non hanno i requisiti, non entro in merito.
Ma dico io, è da un anno e mezzo che si parla di questo. E mi, Totò, mi ricorda questa, Tito Livio, perché ha fatto gli studi classici, vi ricordate? Tito Livio che dice, mentre a Roma si discute, Sagunto viene saccheggiata. Sagunto era una città romana in terra spagnola e aveva chiesto aiuto alla capitale. A Roma si misero a discutere se era il caso di mandare rinforzi a Sagunto o meno, e mentre discutevano, i cartaginesi, capitanati da Annibale, saccheggiarono Sagunto. Questo vuol dire, cioè, mentre si devono prendere delle decisioni repentine, subitanee, la gente discute, gli argentini vengono, non vengono, non requisiti, e la gente si va a operare a Canicattì, ad Agrigento, a Caltanissetta, e l'ospedale di Mussomeli, che era il fiore all'occhiello di questo territorio, la chirurgia, che era il motore dell'ospedale, è ridotto solo a fare ambulatorio. Grazie, e lo dico sempre, grazie al dottore Sorce, che pur essendo in quiescenza va a lavorare. Perché se non c'era il dottore Sorce, la chirurgia sarebbe chiusa. Qualcuno, qualche solone, dice sì, vabbè, ma il dottore Sorce viene pagato. No, scusatemi, c'è qualcuno che lavora e non viene pagato? Io vorrei chiedere a queste persone che lavoro fanno e se percepiscono qualche indennità. E allora, Totò, a questo punto, io stasera qui ci sto mettendo la faccia, tu sei abituato a metterla, noi stasera ce ne dobbiamo andare con delle cose credibili, fattibili, senza libro dei sogni. Noi abbiamo bisogno di un ospedale che faccia veramente, che sia veramente l'ospedale che c'era una volta, per la nostra situazione orografica. Mussomeli è un paese di frontiera, l'ospedale di Mussomeli è un ospedale di frontiera. Ci sono 30.000, 40.000 utenti che vengono a Mussomeli. Non possiamo lasciare queste persone ad andare a fare i soliti viaggi della speranza pur avendo un gioiello, perché mi dispiace chiamare gioiello l'ospedale, perché è sbagliato dirlo, però è quello. L'ospedale Mussomeli era un fiore all'occhiello di tutti gli ospedali della Sicilia, per la zona in cui era e per quello che si faceva. Così ovviamente perdiamo non solo il diritto alla salute, che è tra l'altro sancito dalla Costituzione, ma potremmo perdere anche uno sviluppo economico, dei posti di lavoro, e tu sai benissimo cosa può significare per Mussomeli un ulteriore scippo fatto perché magari non c'è un interessamento. E mi dispiace che la politica non stia dando questi risultati, perché poi alla fine è vero che l'ASP non c'entra con la politica, ma l'ASP è politica, non si possono fare le riunioni a prendere in giro le persone che gli fanno aumentare da 24 ore a 36 ore le ore agli OSS, o a quelli che sono entrati con il Covid, che verranno stabilizzati. C'è una legge, la legge 3112/2021, votata dal governo Draghi, quelli saranno stabilizzati, non c'è bisogno della politica o di qualcuno che vada a prendere in giro le persone per dire che li faranno stabilizzare. Quella è legge. Si devono sbrigare a fare la ricognizione, perché nelle altre province le stabilizzazioni ci sono state, solo nella provincia di Caltanissetta non ci sono. E siccome a pensare male a volte si indovina, si ci azzecca, io penso che questa ricognizione viene fatta appositamente perché c'erano le elezioni. E quindi scusatemi, ma mi devo sfogare stasera, perché Cesto è un paese in ginocchio e noi e la politica qui va a raccattare 50-100 voti prendendo in giro le persone. La dobbiamo smettere, questa non è una politica, questa è una vergogna, e mi prendo la responsabilità di quello che dico. Totò, hai capito il senso del mio discorso? Questo è un popolo che ha bisogno, io ci sto mettendo la faccia, io faccio politica perché per passione, io facevo il sindaco e lavoravo, io ho messo nella locandina politica per servizio, mai per professione. Io ho paura quando la politica diventa un lavoro. Io faccio il medico, l'ho fatto da sindaco,
la mattina andavo al comune, il pomeriggio facevo il medico. Se dovessi essere eletto, io continuerò a lavorare. Mi sono mentalmente organizzato perché non voglio lasciare i miei pazienti che mi scelgono, non li voglio lasciare con un altro medico. Mi sdoppierò, farò tutti i sacrifici di questo mondo. So che penalizzerò la famiglia e questo mi costa tanto, ma lo voglio fare perché la politica è servizio, non è un lavoro. Chi non ha un lavoro se ne vada a lavorare, non faccia la politica. Grazie. Perché poi muovo il microfono e non parlo bene, questo è meglio così. Ma grazie a Gero, grazie soprattutto a tutti voi che siete, stavo dicendo imbreddolite, ma dopo una stagione così calda, stasera un po' di fresco fa bene a tutti. Grazie a Gero Valenza, che conosco da sempre, per aver accettato questa sfida con la Democrazia Cristiana. Grazie a Giusi per il lavoro che farà nel suo paese, ma soprattutto grazie per aver scelto di tornare ad essere democristiana insieme a tutti noi. Ho detto tornare perché la Democrazia Cristiana per tanti anni è rimasta sopita. L'ultima volta che il simbolo della Democrazia Cristiana si è presentato è stato nel 1992. Dal 92 in poi c'è stata la diaspora dei democristiani e il simbolo è sparito dalle competizioni elettorali. Quelli furono anni difficili, furono anni in cui il paese ha avuto un cambio di sistema e di assetto elettorale. C'è stato un cambio di assetto perché si è passato dal sistema proporzionale a quello maggioritario uninominale. C'è stato un cambio di sistema perché purtroppo sono spariti dalle liste elettorali i partiti tradizionali che avevano un impianto ideologico, una connotazione ideologica. La Democrazia Cristiana è uno di questi partiti. Mentre nel mondo l'idea sturziana trionfava, era appena caduto il muro di Berlino, quindi il trionfo della dottrina sociale della Chiesa di Sturzo in contrapposizione all'idea comunista, in Italia, dove la Democrazia Cristiana era nata, paradossalmente piuttosto che trionfare ne vedeva l'eclissi. La DC trionfava dappertutto, in Spagna con Aznar, in Germania con la Merkel, in Belgio, invece in Italia cominciava la diaspora e cominciava soprattutto per due motivi fondamentali. Il primo, il sistema elettorale cambiava, gli elettori non erano più abituati a votare, che erano abituati a votare dando la preferenza, si trovano un nuovo sistema di voto che era quello di collegio uninominale che tutto sommato vige ancora. E poi c'era la fase, chiamiamola giudiziaria, della politica con la famosa Tangentopoli. Ma non furono gli anni tristi solo per la Democrazia Cristiana, perché in quegli anni, assieme alla Democrazia Cristiana, finiva un altro grande partito, che era il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano, che era stato uno dei partiti più importanti del paese, da Berlinguer a tutti gli altri, in quegli anni, grazie a un'operazione politica che fece l'allora segretario nazionale del PC, che si chiamava Achille Occhetto, che si inventò in una campagna elettorale la famosa gioiosa macchina da guerra, convinto di andare incontro alle elezioni, poi invece fu battuto da Forza Italia e da Berlusconi, cambiò il nome del partito, prese una serie di nomi da PD, poi diventò Asinello con Parisi e Prodi, poi diventò Margherita, poi diventò tante altre cose, sino ad essere oggi un partito che si definisce di sinistra, dove però fondamentalmente ha un'anima diversa, certo.
definire un partito di sinistra un partito che ha tutti i leader che vengono dalla Democrazia Cristiana, a cominciare da Letta, a finire da Franceschini, Guerini e tutti gli altri, è un problema. Ma quello che voglio dire è che furono gli anni in cui anche l'ideologia comunista spariva dalla lista elettorale, spariva anche il Partito Socialista, che sparisce definitivamente con la vicenda giudiziaria, il cambio del sistema, i socialisti non presentano più liste in nessuna parte e spariscono. Anche il Movimento Sociale Italiano, siamo ancora ai tempi di Almirante, che aveva sempre ritenuto di essere la prosecuzione del partito fascista, poteva essere condivisibile, poteva essere non condivisibile, ma era un partito ideologico di destra che si ispirava alla teoria di Nietzsche, ma era un partito. Arriva Fini, cambia la politica, la svolta di Fiuggi, fa la destra nazionale, fa Alleanza Nazionale, poi fa la Casa della Libertà, anche il partito di destra sparisce dal sistema della lista elettorale. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che furono gli anni in cui il sistema politico passa da un sistema ideologico o ideologizzato a un sistema dove quel che prevale è il rapporto aziendale, nasce Forza Italia con Berlusconi, il rapporto della leadership importante, nascono i partiti di protesta. Furono gli anni della Lega, in cui la Lega, che nasce come partito di Roma ladrona, fuori terroni dal nostro paese, la Lega nasce così, ve lo ricordate, un partito di protesta, e continua sino ai nostri giorni con altri partiti di protesta, l'ultime 5 Stelle. Perché vi ho voluto dire questo? Vi ho voluto dire questo perché nel 1992, quando c'erano ancora i partiti con le loro ideologie, l'87% degli italiani andava a votare. L'87%. Ed era un dato, l'ultima volta che si votò, che fece preoccupare i leader del tempo, i grandi leader del tempo, che dissero: in questo paese quando il 13% non va a votare ci preoccupa. Oggi noi invece assistiamo al 50% del paese, degli elettori, che non vanno a votare, e lo riteniamo come se fosse una cosa normale. A Palermo il 60% nelle ultime amministrative non ha votato e nessuno se ne preoccupa. Ma perché la gente non va a votare? Perché la gente andava a votare perché era spinta da un'ideologia in cui credeva. Lascia perdere se era quella sturziana, se era gramsciana, se era fascista, ma aveva un'idea in cui credeva, e quella idea riteneva di dover difendere col voto. Io me lo ricordo, io credo che molti di voi se lo ricorderanno, la domenica del voto i nostri genitori si mettevano il vestito buono della festa. Quando dico il vestito buono della festa, voglio dire che si vestivano di tutto punto, come facevano per le altre occasioni importanti, perché ritenevano il voto una straordinaria occasione di importanza, perché quel voto era l'esercizio di un dovere, il dovere di difendere la democrazia, quella democrazia che avevano difeso e che con la guerra avevano riconquistato pagando un prezzo altissimo. Anche qui si è pagato un prezzo molto alto alla guerra, ed era l'esercizio di un diritto, il diritto di partecipazione alla vita democratica, il diritto che dava loro la possibilità di votare il partito in cui credevano e di scegliere la persona a cui affidare la propria fiducia per difendere le idee che volevano far vincere. Per tanti anni nel nostro paese la democrazia è stata questa, il voto è stato questo. Adesso la gente non va più a votare perché mancano le ideologie e perché mancano le persone da votare. A me non piace fare polemica, non lungi da me fare polemica, però vorrei dire: ma che ci azzecca la compagna di Berlusconi candidata a Trapani? Vorrei dire, ma dove ci viene in mente? Ma perché bisogna prendere una che non va politica, che
che non vive in Sicilia e la candidiamo in un collegio sicuro a Trapani. Perché? Qual è il senso di questa cosa? Ma perché i trapanesi devono andare a votare una persona che non ci andrà mai, che non la conoscono, che non gliene frega niente della politica, che non farà mai niente per quel territorio perché non ci vive e non lo conosce? A voi credo che sia capitato anche peggio, perché da queste parti hanno candidato la Brambilla, cioè nel polo più in crisi d'Italia, che è il polo industriale di Genova, di Gela. Invece di candidare un economista, qualcuno che avesse la capacità di riprendere in quel territorio il filo di un'economia che purtroppo è andata a rotole, che cosa gli candidiamo? Candidiamo la Brambilla che si occupa di difendere i cuccioli, per l'amor di Dio, scelta bellissima, ma cosa c'entra? Ma perché quelli di Gela e dei dintorni dovrebbero andare a votare la Brambilla? Ma quale legame avranno con una che non verrà mai e che non difenderà il territorio? Il PD ha fatto pure peggio. In giro per la Sicilia ha sbaraccato la sua classe dirigente, levando fuori dalla lista persone che avevano in questi anni lavorato per costruire il partito, e hanno messo candidati che nulla hanno a che fare col PD, nulla. Se vedete cosa è successo a Catania, hanno levato il segretario generale alla CGIL che per protesta va a candidarsi con De Luca, per mettere candidati che nessun rapporto hanno né col PD e neanche col territorio. A Messina hanno persino messo fuori dalla lista il deputato uscente che era Navarra, che era stato rettore all'università, per candidare qualcuno che viene da fuori. Cosa voglio dire? Ah, Salvini ha fatto di meglio, eh? Salvini ha fatto di meglio. Salvini ha fatto una cosa intelligente, ce l'ha venuta a spiegare, ci ha detto: abbiamo candidato in Sicilia in un collegio sicuro il presidente degli italiani e dei cechi. È una bella cosa, nel senso che se si candida una persona che rappresenta un mondo difficile, che abbiamo il dovere di proteggere, che abbiamo il dovere di salvaguardare, è una cosa giusta. Sì, ho capito. Ma perché uno di Sondrio l'abbiamo dovuto candidare in Sicilia, in un collegio sicuro? Ma se candidavamo il presidente regionale dei cechi, che era siciliano, non davamo lo stesso segnale ed era uno che riveniva in Sicilia? Perché vi ho voluto dire queste cose, scusate? Perché questa è una terra saccheggiata, una terra che non ha più leader che la difendono, una terra che subisce tutto, che subisce persino candidature che nulla hanno a che fare, che non porteranno voti, perché la gente infastidita non sta andando a votare perché non ci sono persone in condizione di difenderla questa terra. Io ricordo che abbiamo avuto leader importanti in questa Sicilia che questa cosa non le avrebbero fatte passare mai. Diciamocelo con franchezza, leader come Pier Santi Mattarella, Lillo Mannino, Rino Nicolosi, per andare dai socialisti andò Capria, Gullotti, ma quando c'erano questa gente in Sicilia si candidavano i siciliani e venivano eletti a rappresentare gli interessi dei siciliani. Ma perché questa gente dovrà rappresentare gli interessi di gente che non conosca, che non conosce? Purtroppo è una terra che vive un momento della politica che definirlo secondario è già una grande avventura. Noi abbiamo l'opportunità di invertire questa rotta. La gente non ha più nulla da votare perché non ci sono ideologie? Bene, noi abbiamo rimesso nella scheda elettorale la nostra ideologia, perché la Democrazia Cristiana ha la sua ideologia, noi l'abbiamo messa. Per questa campagna elettorale, chi lo volesse, almeno per le regionali, perché nelle altre liste, nelle nazionali non ci siamo, ritroverà un'idea e se la condivide la potrà votare. Per queste elezioni, oltre all'idea, voi potete votare la persona a cui dare la vostra fiducia che rappresenti quell'idea, che per quel che ci riguarda è il nostro amico Gero Valenza. Perché lo potete fare? Stiamo tentando di riportare in politica un ragionamento, una riflessione: ridiamo ai territori le persone che li possano rappresentare,
che ci vivono, che ci operano, che ci lavorano, dove hanno le loro famiglie, dove hanno interesse che quei territori siano ambientalmente vivibili, che ci siano prospettive di lavoro, perché ci vivono, perché ci saranno i loro figli, perché c'è un collegamento. Ma è questa la politica, quella vera, è questa la politica che dobbiamo riportare nel territorio. Stiamo tentando di ridare a molti la possibilità di credere in qualche cosa e di affidare ai nostri candidati la responsabilità di difendere le cose in cui crediamo, perché Gero Valenza non può fare il deputato senza sapere che cosa affidiamo a lui delle nostre scelte perché le possa difendere. Noi siamo un partito che ha dei valori e questi valori non sono negoziabili. Se qualcuno pensa che la Democrazia Cristiana possa negoziare alcuni valori, non la voti, perché noi non lo faremo. Siamo l'unico partito che ha stampato un programma. Se volete andare in giro e trovate un altro partito che ha un programma, fatemelo leggere, perché io non lo cerco, ma non lo trovo. Noi l'abbiamo, abbiamo un programma, l'abbiamo il nostro sito, l'abbiamo stampato, in cui abbiamo scritto quello che pensiamo, dove abbiamo scritto come la pensiamo, quello che vogliamo fare e come lo vogliamo fare. Guardate che i programmi non sono utili per prendere voti, eh? Perché quando scrivi alcune cose molte persone dicono io non le condivido e non lo votiamo. Se non dici niente, allora può darsi che puoi prendere in giro le persone, perché tanto non sapendo che cosa vorrai dire e che cosa vorrà fare la gente ti vota. Noi l'abbiamo scritto sui temi etici, per i quali vi ruberò qualche minuto, l'abbiamo scritto sui temi ambientali, l'abbiamo scritto sui temi del lavoro, l'abbiamo scritto per tutte le cose che servono. Dice ma noi non siamo favorevoli a queste cose, non votare la Democrazia Cristiana, perché se noi andremo al governo come ci andremo insieme al presidente Schifani, perché il presidente Schifani sarà presidente della regione di qui a qualche giorno, perché le liste sono fortissime e vinceremo, e se ne faccio una ragione, l'amico De Luca, se ne faccio una ragione, se pensa che ci saranno numeri sotto il 5%, lui che non è veggente, aspetta, si renderà conto 25, che non solo la Democrazia Cristiana farà numeri molto più alti del 5%, ma scoprirà che non eleggerà deputati. Perché quando uno presenta 100 liste vuol dire che prende in giro le persone. Come si possono presentare 9 liste a Enna quando i deputati da eleggere ce ne sono 2? Ammesso che li prende tutti e 2, gli altri 16 li sta prendendo in giro. È matematica, no? Non si capisce. Cosa vuole? Che facendo delle liste la gente vota per lui? Beh, li voti, per l'amor di Dio, non ho nulla, anzi, è stato un mio amico, però... Io credo che in politica la coerenza conti, e poi bisognerà governare, bisognerà farlo un programma, ce la dica qualche cosa che vuole realizzare, perlomeno la gente dice la vuole realizzare e lo voto. Se non ci dice cosa vuole fare, la gente rimarrà in aria. Noi l'abbiamo detto, parliamo dei temi etici. Noi siamo un partito ancorato alla dottrina sociale della Chiesa e alcune cose li difenderemo, costi quel che costi. Difenderemo la famiglia, costi quel che costi, a costo che qualcuno ci dirà che siamo antichi o vintage. Noi la difenderemo, difenderemo la famiglia ordinata, quella fatta da un padre, da una madre e dall'amore dei quali nascono dei figli. È questa la famiglia, è questo l'anello fondamentale che, mettendosi insieme ad altri anelli, costruisce una società. E quando una società è fatta da famiglie che funzionano e che stanno bene e che vivono bene, anche la società diventa una società che vive bene. E se la società è una società produttiva che vive bene, siccome elegge gli uomini dentro le istituzioni, anche le istituzioni funzioneranno. Se salta il primo anello di questa catena, salta la società e saltano le istituzioni. Noi vogliamo difendere la famiglia, la difenderemo perché siamo convinti che questo nucleo fondamentale vada difeso,
e non è scontato, vi prego, non pensate che io stia dicendo una cosa campata in aria, perché se fosse passata la legge Zan, che qualche mese fa era all'ordine del giorno del Parlamento, noi avremmo avuto una rivoluzione sull'impatto del diritto di famiglia. Noi la pensiamo diversamente, può darsi che abbiano ragione quelli che pensano che ognuno possa scegliersi il sesso da rappresentare, mi pare complicato, se la natura ci ha fatti in una maniera, perché mai ognuno deve scegliersi il sesso da rappresentare? Se fosse passata quella legge, io che diventerò nonno tra qualche mese, a gennaio, dovevo vivere con l'incubo che mia nipote, piuttosto che chiamare mio figlio papà e a me nonno, mi avrebbe chiamato gerende 1 e gerende 2. Ma perché dobbiamo rinunciare a un fatto culturale? Perché essere papà e essere mamma è un fatto culturale. Ma perché dobbiamo chiamarci genitore 1 e genitore 2? Qual è questa folle idea che perché possa esserci un bambino che ha due mamme o due papà, allora tutti gli altri bambini non devono avere più un papà e una mamma da poter chiamare? Ma è normale questa cosa in un paese di diritto come il nostro? Io credo che questa cosa le dobbiamo difendere, sennò di qui a qualche mese, quando avverrà il 19 marzo, non sarà più la festa del papà, sarà la festa del genitore 1, e poi ci sarà l'8 maggio e sarà la festa del genitore 2. Se mi permettete, io penso che sia più normale che esista ancora un papà e una mamma, penso che sia più normale, oltre che giusto, che nelle aule delle nostre scuole ci sia il crocifisso. Nessuno si deve turbare. Io faccio il medico missionario volontario a Burundi, troviamo dove ci sono gli islamici che mettono la faccia di Maometto, ma io non mi turbo. Siccome la loro religione io la rispetto, ma che cos'è questa cosa? Che noi dobbiamo avere paura di rispettare la nostra storia, di difenderla, che non possiamo più neanche essere quelli che siamo, un popolo che ha delle radici cristiane, perché dobbiamo rinunciare alla nostra storia? Perché? Perché ci può essere in una scuola un bambino islamico e non deve vedere il crocifisso? No. Io credo che noi le nostre cose le dobbiamo difendere, a costo che qualcuno ci dirà che siamo omofobi. Avete sentito questa storia di quel prete, anzi era addirittura un vescovo, che ha fatto l'omelia per dire la Chiesa è per una famiglia ordinata? C'è stato qualcuno che ha pensato di aprire un'indagine perché ha fatto un'omelia omofoba. Ma di che cosa stiamo parlando? Perché vi dico queste cose? Perché nulla è certo in politica se non abbiamo la forza e il coraggio di difenderlo. Noi non dobbiamo difendere queste cose, perché noi siamo un popolo di accoglienza. In Sicilia accogliamo le persone da 3.000 anni e non dobbiamo avere paura quando vengono da noi persone che scappano dalla guerra, dalla fame, dalla speranza. Dobbiamo essere generosi ad accoglierli, dobbiamo essere bravi ad integrarli, ma generosi ad accoglierli, anche perché la nostra storia, anche quella di Mussomeli, se andate a guardare bene, vi troverete che tanti nostri avi sono stati a lavorare fuori dalla Sicilia, sono andati nelle Germanie, sono andati nelle Americhe, prima del sud e poi in quella del nord. Sapete gli italiani che arrivavano a New York e venivano fermate nell'isola in quarantena perché li controllavano se avevano la tubercolosi, la scabbia, altre cose, nel foglio, quello che gli davano, cosa scrivevano gli americani? Immigrato. Siamo stati immigrati, facciamoci una ragione, siamo stati immigrati e ora quegli immigrati sono diventati in America. Io ho avuto l'opportunità di andarci quando ero presidente, sindaci di New York, governatore dello stato del New Jersey, presidente della Chase Manhattan Bank, che è la più grande banca del mondo, un siciliano, uno che è qui accanto a voi di Sommatino è diventato addirittura presidente dell'alta corte di giustizia americana, si chiama Anthony Scalia. Tutti siciliani,
tutta gente che ha saputo diventare qualcosa perché gli americani ci hanno dato una possibilità di fare questo. Adesso noi guardiamole queste cose, ricordiamo la nostra storia, perché ricordarla ci serve a comportarci in questa maniera. Beh, poi c'è qualcuno che si sbizzarrisce e dice: sì, vabbè, ma i siciliani andavano lì a lavorare, hanno portato il lavoro. Beh, lasciamo perdere, eh? Non è necessario che lo dica qui a Bussomene, che abbiamo portato solo il lavoro in America, eh? Abbiamo portato di tutto, giusto? Abbiamo portato di tutto in America, quindi le cose buone e le cose sbagliate. Assumiamoci le nostre responsabilità, diciamo le cose come stanno e guardiamo a questi poveracci con la giusta attenzione che un popolo come il nostro deve guardare, anche perché non è finita la nostra emigrazione. Questa, vi dico una cosa che fa male, ma ve la devo dire, non è finita. Noi abbiamo gli emigrati che sono tornati, che hanno lavorato con sacrificio, che hanno fatto una vita da cani vivendo nei sottoscale perché mandavano i soldi, e con i soldi che ci hanno mandato gli emigrati abbiamo costruito le case, tante case, no? Più di quelle che servivano dappertutto, sia al mio paese che al vostro, ci sono tante case. Però quelle persone sono tornate perché avevano quel sogno di tornare e di venire a vivere qui con la moglie e con i figli che con i soldi studiavano. Questo sogno lo hanno realizzato perché sono tornati in parte, ma non nella pienezza con cui avrebbero voluto, perché hanno trovato la moglie che lo ha aspettato, ma i figli non ci sono più, perché quei figli che hanno studiato con i soldi che loro mandavano si sono laureati e se ne sono andati via, anche loro emigrati. Un'altra emigrazione sta attraversando la nostra Sicilia, la più grave, perché quelli che se ne vanno dalla Sicilia non sono più quelli con la valigia di cartone che sono tornati, se ne vanno i nostri figli, quelli che si sono laureati alla Cattolica, alla Bocconi, al Campus, quelli che hanno studiato, che non trovano più lavoro qua dopo essere diventati dei professionisti, e se ne vanno fuori. Stiamo perdendo le nostre energie migliori, quelle sui quali abbiamo investito il nostro sacrificio e le nostre sofferenze. Le persone che dovrebbero, i nostri figli che dovrebbero produrre e lavorare per la Sicilia, perché qui c'è stato l'investimento dei genitori, vanno a produrre e a lavorare fuori dalla Sicilia. E noi stiamo depauperando la Sicilia delle nostre energie migliori, e ce ne sono tanti anche di musulmani che sono già fuori, conosco i genitori e conosco anche i figli, e stiamo purtroppo vivendo un'altra drammatica situazione. Sapete qual è? Che siccome questi ragazzi si sposano e restano fuori, i genitori, per andare incontro ai figli, per poter fare i nonni, noi genitori nonni, sapete che fanno? Vendono le loro case, vendono i terreni, prendono i soldi e se li portano fuori dai figli per comprargli la casa, e noi perdiamo i nostri figli che lavorano, e stiamo perdendo l'economia perché portiamo soldi fuori dalla Sicilia. Caro Gero, tu queste cose li devi intercettare quando sarai eletto deputato. Dovremo fare tutto quanto è possibile perché i nostri figli rimangano qui, perché qui lavorino spendendo i soldi dei fondi europei, i fondi del PNRR, tutto quello che serve perché in Sicilia ci sia la possibilità che rimandano. Se poi se ne vogliono andare perché è una scelta loro, la capisco, ma se è il bisogno a farli andare, io questo non lo capisco. E dobbiamo, siamo tardi, ancora 5 minuti e finisco, e dobbiamo fare quello che possiamo. Io credo che la Democrazia Cristiana non può risolvere tutto questo, non vengo a vendervi cose che non esistono. Noi vogliamo ricominciare a partire dalla Sicilia, a rimettere nel sistema elettorale un partito dal cuore antico ma dalle idee giovani e nuove. Abbiamo messo solo giovani e solo donne, non ho voluto né deputati né ex deputati. Nelle nostre liste troverete persone nuove. Noi a Palermo, quando tutti pensavano che non avremmo fatto lo sbarramento, lo abbiamo superato, noi, gli altri no, noi sì, e abbiamo eletto
soltanto giovani, 26, 27, 28 anni. Abbiamo fatto un assessore che ha 28 anni, un segretario cittadino che ne ha 21, perché la scommessa è un partito nuovo, deve essere nuovo anche nella generazione che lo rappresenta, perché dobbiamo parlare ai giovani e lo devono fare quelli che giovani sono, perché sanno come parlare con loro, sanno quali sono i bisogni di una generazione. Noi dobbiamo fare la nostra parte, farla come sappiamo, ma dobbiamo fare quello che serve perché questi giovani vadano avanti e lo possano fare. Lo faremo anche per le regionali. Per quel che mi riguarda, so di avere fatto, lo devo dire perché me l'ha fatto dire Gero, so di aver fatto tanti errori, per i quali ho pagato un prezzo altissimo. Io ho fatto 1768 giorni di carcere, tutti, non ho avuto un giorno di sconto e non mi sono lamentato. La sentenza che mi ha colpito l'ho accettata e ho rispettato ostinatamente la giustizia. La giustizia si rispetta e il rispetto è vero quando ti graffia le carni e la rispetti. Vedo troppa gente che urla il rispetto e la giustizia quando graffia le carni degli altri. No, è vero rispetto quando graffia le tue carni e tu in qualche modo hai la forza di continuare a farlo. Io credo di averlo fatto, so di aver sbagliato, ho pagato il mio prezzo. Come dice la Costituzione, mi sono rieducato e risocializzato. Credo di avere il diritto di poter vivere la mia vita e di coltivare le mie passioni. So che non potrò candidarmi mai più, ma questo mi fa in qualche modo, mi dà ancora più forza, perché sapendo di non dover chiedere nulla per me, ma di chiederlo per gli altri, mi rende più credibile nei confronti delle persone. Bravo! So, però questa, questa alea che vedo intorno di tanti che continuano a dire che io non dovrei, che io non potrei, io credo che il rispetto della giustizia debba esserci sempre, non può essere a senso unico, no. Io vado avanti, rispetto anche quelli che continuano a parlare male di me, rispetto anche quelli che continuano a urlare contro di me, e credo che ognuno abbia il diritto di fare quello che vuole. La Democrazia Cristiana deve dare a tutti la possibilità di dire quello che pensano. Dice, ma quelli dicono e pensano contro di te, e noi daremo a tutti la possibilità di dire e di pensare contro di noi se lo vogliono, ma a questi signori vogliamo dire, per quel che ci riguarda, non ci faremo intimidire, non ci faremo intimidire. Lo dicevano De Gasperi, lo diceva Moro dalle piazze, lo diciamo noi. Vogliamo rifare un partito di idee. La DC, il Partito Popolare, è nato nel 1919 a Caltagirone. È rinata la Democrazia Cristiana dopo la guerra a Caltanissetta, nello studio di Alessi, e noi vorremmo che per la terza volta, grazie a questi giovani e a queste donne che ci stanno mettendo non solo la faccia ma anche il cuore, riparta dalla Sicilia per la terza volta, perché loro devono avere il coraggio per farla ripartire, la passione per farla crescere, il rigore morale perché non abbia mai più a fare gli errori che io e la Democrazia Cristiana abbiamo fatto nel passato. Mai più, mai più errori. E abbiamo pagato un prezzo così alto per avere fatto degli errori che credo non dobbiamo rinunciare alle nostre ragioni. Le ragioni di una scelta che sia una scelta ideale e che sia una scelta per sempre. Caro Gero e cara Giusi, chiudo ricordando i consigli e gli ammonimenti che ci ha dato un libro che avremo letto tutti e l'avrete letto anche voi quando eravate giovani. Chi non l'ha letto, se lo va a leggere scoprirà delle cose belle. Il libro si intitola I ragazzi della Via Palle. Credo che l'avete letto, no? I ragazzi della Via Palle. I ragazzi della Palle è un libro che abbiamo letto tutti da giovani, perché
perché volevamo emulare quello che c'era scritto in quel libro. E il primo consiglio che c'era in quel libro qual era? Per ottenere qualcosa bisogna combattere. Il libro diceva questo, no? Quando eravamo giovani l'avevamo capito. Talmente l'avevamo capito, almeno io lo facevo, ma credo che lo facevate pure voi. Facevamo la guerra tra le bande rivali del Rioni, la guerra sul serio, a colpi di bastone, di fionda, di frecce. E io porto ancora il segno, con una baccionata mi hanno rotto il mento, mi hanno dato 6 punti, perché bisognava difendere uno spazio che le ruspe avevano spianato, perché doveva andarci un palazzo, e nel mentre dalla spianatura al palazzo abbiamo fatto la guerra per chi quello spazio dovesse utilizzare per giocarci a calcio, perché da non c'era né campi né campetti, campi di padel, figurato, non c'era niente. Bisognava combattere per avere qualche cosa. E poi però, quando abbiamo riletto il libro, avendo qualche anno in più, abbiamo scoperto che quel libro diceva anche tante altre cose. E io queste le voglio dire a voi. Le voglio dire a voi sperando di poter abusare dell'affettuosità della gente che ci ascolta, e ve lo dico io, ma come se anche loro mi dessero l'opportunità di dirvelo, almeno spero che siano cose condivisibili. Il protagonista dei ragazzi della Via Pal era un bambino che si chiamava Nemcek, che era il più debole, quello che nessuno volevano, quello malaticcio. Era talmente debole, talmente malaticcio, che chiedeva di diventare soldato nella sua banda e non lo facevano mai, perché non serviva a niente. Era quello che oggi la nostra società definisce scarto, no? Nemcek che era lo scarto. Allora, la prima cosa che ci dice il libro, e lo dico a voi Gero e Giusi, noi siamo il partito che non può consentire che ci siano scarti, che non può consentire che ci siano esclusi, che non può consentire che ci sia gente che non abbia la possibilità di essere rappresentata. Noi come Democrazia Cristiana dobbiamo essere innanzitutto quelli che rappresentano le persone che non hanno nulla, che non hanno voce, che non hanno forza, gli umili, perché se sapremo rappresentare gli umili saremo forti davanti ai forti, se non li sapremo rappresentare saremo noi umili davanti ai forti, e questo non ce lo possiamo consentire. Dobbiamo essere forti davanti ai forti e forti per rappresentare gli umili. Questo dice il libro, perché questo bambino era lo scarto. Fanno la guerra le bande, e la banda dove Nemcek apparteneva perde e viene buttata fuori dal fortino. La banda cosa fa? Quella che perde si rassegna, hanno perso. Ma il rassegnarsi, dice l'autore del libro, si può perdere una battaglia, Gero. Io ne ho persa una e sto tentando di riprendermi. Ognuno di noi, ognuno di voi nella vita ha perso una battaglia, ma perdere la battaglia non significa perdere la guerra, significa perdere una battaglia. C'è sempre la possibilità di riprendersi. Ognuno di noi deve sapere che da una sconfitta ci si può riprendere. Bisogna avere la forza e il coraggio di sconfiggere la sconfitta che abbiamo avuto. Questo è un altro messaggio, e sapete chi lo porta quel messaggio? Quel bambino, quello che tutti non volevano, lo scarto, entra dentro il fortino occupato dal nemico e si va a riprendere la sua bandiera, la bandiera che era stata strappata alla sua squadra, se la mette nel petto e sta per uscire per riportarla nel suo accampamento. Viene in qualche modo visto, inseguito dal nemico, che lo malmenano, lo buttano in acqua. Il bambino è già di per sé malaticcio, si prende una broncopolmonite, e attorno al capezzale di quel bambino che muore, i bambini, gli altri, tutti, i vinti e i vincitori, si raccolgono perché riconoscono a quello che tutti avevano ritenuto forse lo scarto, l'umile,
quello che non sapeva fare niente, quello che nessuno voleva, vanno tutti a riconoscergli la grandezza del gesto, l'eroicità del gesto che gli altri non avevano saputo fare. I bambini sono migliori di noi, i bambini sanno perdonare, i bambini sanno che si può perdere e vincere, ma che si deve stare insieme quando c'è bisogno di raggiungere un obiettivo. Caro Gero e cara Giusy, vi affidiamo la possibilità che quando ci dovranno essere degli obiettivi da raggiungere, non facciamo la parte di quelli che lo vogliono raggiungere egoisticamente da soli. Fatelo insieme a tutti quelli che hanno voglia di raggiungere un obiettivo, perché la politica è tutto ciò che porta al raggiungimento di un progetto di bene comune, e il progetto di bene comune va fatto insieme a tutti, ai vinti e ai vincitori. Questo era quello che Nemček aveva fatto, e davanti a quel gesto Nemček tira fuori la bandiera che aveva nascosta dentro il suo cappotto, la consegna ai suoi amici e dice: vi affido il mio sogno. Il sogno di quel bambino era quello di diventare soldato, che nessuno gli aveva fatto mai diventare. Il sogno di quel bambino era quello di essere tenuto in considerazione. Il sogno di quel bambino era quello di essere anche lui partecipe della vita, in quel caso dei giovani, ma della vita democratica, della vita della società, della vita comunitaria. Ecco, questo era il sogno di quel bambino che affidava agli altri, e che io mi permetto assieme a tutti loro di affidare a te e a Giusy, perché sappiate che questi sogni, i sogni di vivere in un contesto dove le persone stanno bene, in un contesto dove cresca l'umanità e non l'invidia, perché la più grande disumanità che c'è oggi nella nostra società e in politica è la mancanza di umanità. Attraversiamo questo percorso per andare incontro a quella che è una scelta di umanità. Cambia la vita, cambia la politica, cambia la società, cambiamole meglio. E Nemček, prima di morire, oltre ad affidare i sogni a quei bambini, gli dice: li affido a voi, come noi te li stiamo affidando, perché voi siete la mia speranza. La speranza che si possa veramente stare tutti insieme, perché questa terra di Sicilia non la si cambia a colpi di maggioranza, non la si cambia a colpi di protagonismo, non la si cambia volendo essere a tutti i costi i primi, la si cambia se siamo tutti assieme, perché questa è la speranza. E cari amici di Mussomeli, lo dico per voi, lo dico a loro: la speranza è una cosa buona, e le cose buone alla fine vincono sempre. Faro, mi può dire tre buoni motivi per votare Gero Valenza? Primo motivo, perché Gero è una persona per bene, una persona pulita, una persona onesta, è uno che ha fatto bene il sindaco Mussomeli, ed è una persona che crede nei valori veri della vita, la famiglia, la società, l'accoglienza. Un altro motivo è che Gero è stato un ottimo amministratore e può tornare ad essere un ottimo amministratore anche alla regione siciliana. L'ultimo e il terzo motivo è che, avendo sposato l'idea della Democrazia Cristiana, ha la forza, il coraggio, la passione e il rigore morale per tornare a far grande questo partito, che è stato un partito che in questo paese ha avuto grandi risultati e grandi speranze, e che lui può rinverdire e riportare certamente ad essere una parte importante della Sicilia.